Bene, miei cari, eccoci pronti per un nuovo videocorso sull'Epistola di Paolo ai Romani. Mi sono accorto, avendo fatto il videocorso precedente, che avevo saltato dei versetti e che quindi anche i videocorsi che sono sul mio canale YouTube sono sfalsati. Quindi sul mio canale YouTube trovate 1, 2, 3 come numero di videocorsi e poi direttamente il videocorso 6. Quindi questo videocorso sarebbe il videocorso numero 4. Quindi questa mattina farò il videocorso numero 4 e il prossimo videocorso numero 5, per poi dalla prossima volta riprendere in un modo strutturato dal videocorso 7 in avanti. Allora, quelli che sono i versetti che ho saltato sono proprio questi che voi trovate qui nella colonna di sinistra, ovvero Romani capitolo 1, versetti 8 fino al versetto 15. Tra l'altro ho dovuto spostare la colonnina di sinistra perché mi sono reso conto nell'ultimo video che essendo tutto da una parte, praticamente voi vedevate soltanto Sono le ore 10. metà di questo testo, mentre invece è giusto che voi vediate tutto il testo. Allora, leggiamo insieme questa sezione che va dal versetto 8 fino al versetto 15. Prima di tutto rendo grazie al mio Dio per mezzo di Gesù Cristo riguardo a tutti voi, perché la vostra fede è divulgata in tutto il mondo. Dio, che servo nel mio spirito annunciando il Vangelo del Figlio suo, mi è testimone che faccio continuamente menzione di voi, chiedendo sempre nelle mie preghiere che in qualche modo, finalmente, per volontà di Dio, io riesca a venire da voi. Infatti desidero vivamente vedervi per comunicarvi qualche dono affinché siate fortificati, o meglio perché quando sarò tra di voi ci confortiamo a vicenda mediante la fede che abbiamo in comune, voi e io. Non voglio che ignoriate, fratelli, che molte volte mi sono proposto di recarmi da voi, ma finora ne sono stato impedito per avere qualche frutto anche tra di voi, come fra le altre nazioni. Io sono debitore verso i greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti. Così, per quanto dipenda da me, sono pronto ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma. Si tratta di questa sezione parla veramente dell'affetto, dell'amore che l'Apostolo Paolo nutriva nei confronti di questi cristiani e possiamo notare proprio come il ringraziamento non mancava mai, vero, nelle preghiere di Paolo. Di questo ce ne possiamo rendere conto leggendo proprio le epistole di cui lui è l'autore umano. Sappiamo che l'autore divino è lo Spirito Santo. Egli, infatti, prima di elaborare il suo trattato teologico intorno alla colpevolezza dell'uomo, intorno alla giustificazione, alla santificazione, via dicendo, tutti argomenti che noi vedremo nel commentare questa epistola, egli rende grazie a Dio. Come è scritto, e qui noi abbiamo tutti i testi biblici di riferimento che vedremo in questo videocorso. Come noi leggiamo nell'Epistola ai Colossesi, al capitolo 4 e versetto 2, perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazie. Siamo chiamati, dice Paolo, ad essere perseveranti nella preghiera. E non possiamo, come figliuoli di Dio, assolutamente vivere una vita in cui la preghiera è saltuaria o addirittura assente, perché significherebbe che nella nostra vita spirituale c'è qualcosa che non va, anzi, molto che non va. Nelle nostre preghiere vi deve essere sempre ringraziamento. Da notare che il ringraziamento nei confronti del Signore è incondizionato, cioè non dipende dalle situazioni che noi viviamo, ma è proprio un tributo, un'offerta che il figliuolo di Dio rende al Signore. Infatti, come figli di Dio abbiamo tantissimi motivi per ringraziare il Signore e uno di essi noi lo abbiamo nell'epistola che Paolo manda a Timoteo, quando egli afferma in 1 Timoteo 1,12: Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me, che prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un violento. Ma misericordia mi è stata usata perché agivo per ignoranza nella mia incredulità. Paolo aveva ben motivo di ringraziare il Signore Gesù, colui che l'aveva salvato
nonostante il fatto che egli fosse un bestemmiatore e un persecutore della Chiesa. Dio lo aveva posto al suo servizio nonostante il suo passato. E questo si parla proprio della grazia, della misericordia del Signore, però noi non eravamo diversi da Paolo, cioè anche se noi nel nostro passato non abbiamo commesso gli stessi peccati che Paolo aveva compiuto, la nostra condizione, la nostra situazione era del tutto uguale. Infatti eravamo nemici di Dio, ma nella sua grazia non solo lui ci ha salvato, ma ci ha donato addirittura il privilegio di servirlo. E questo è qualcosa di veramente straordinario. Possiamo anche noi dire certamente che misericordia ci è stata usata, grazia ci è stata manifestata. Nel testo di Romani, sempre al versetto 8, che cos'è che dice Paolo? Perché la vostra fede è divulgata in tutto il mondo. Questo è il motivo del ringraziamento di Paolo. Infatti la fede che questi credenti mostravano era veramente una fede grande, una fede matura. Anche noi possiamo ringraziare il Signore nel momento in cui possiamo osservare che i nostri fratelli, le nostre sorelle vivono una vita di fede, una fede matura nei confronti di Dio. È un chiaro esempio, noi lo abbiamo nella chiesa di Tessalonica. Infatti Paolo proprio all'apertura della sua prima lettera dice: «Infatti da voi la parola del Signore ha echeggiato non soltanto nella Macedonia e nella Caria, ma anzi la fama della fede che avete in Dio si è sparsa in ogni luogo, di modo che non abbiamo bisogno di parlarne, perché essi stessi raccontano quale sia stata la nostra venuta fra voi e come vi siete convertiti dagli idoli a Dio per servire il Dio vivente vero». Quindi questi cristiani che erano a Tessalonica erano caratterizzati da una bellissima fama, da una bellissima reputazione, che era appunto la loro fede. Questa fama si era sparsa dovunque in Asia Minore e le altre chiese rendevano testimonianza della fede di questi cristiani. Essi narravano che i credenti di Tessalonica si erano convertiti dagli idoli a Dio non per oziare, cioè non per stare fermi nel servizio, ma per servire il Dio vivente e vero. Dobbiamo metterci in testa che questo deve essere veramente il nostro obiettivo. Paolo parla della sua fede personale. Anche in Galati, quando egli dice in questo brano straordinario, che conosciamo bene, almeno per chi legge la Bibbia da un po' di tempo, sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede nel Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Egli era ormai giunto, Paolo, alla consapevolezza che lui non viveva più come Paolo, ma Cristo viveva in lui. La vita che egli viveva era caratterizzata solo e unicamente dalla fede nel Signore Gesù. Egli era certo del fatto di essere stato, cosa dice qui, crocifisso con Cristo. Questa è la parte importante, crocifisso con Cristo. Quindi non era più Paolo che viveva, ma il Signore Gesù in lui. Non poteva essere altrimenti per lui e dobbiamo dire anche per noi, visto che il Signore Gesù ci ha talmente amato da aver donato la sua vita per noi. Di questo noi dobbiamo esserne assolutamente consapevoli. Versetto 9 dice Paolo: Dio che servo nel mio spirito annunziando il Vangelo suo. Quindi questa parte qua particolare del versetto 9. Questo significa che l'apostolo Paolo ha cura di evidenziare il suo supremo compito nell'annunciare il Vangelo del Signore. In questa sezione l'argomento è proprio questo, cioè il fatto di non vergognarsi del Vangelo del Signore Gesù. E possiamo dire come figli di Dio che annunciare il suo Vangelo non è soltanto nostro compito, ma in un certo qual modo annunciamo anche le sue meraviglie. Ecco perché il salmista poteva dire nel Salmo 71 queste parole: O Dio, tu mi hai istruito sin dalla mia infanzia e io fino a oggi ho annunciato le tue meraviglie. Il salmista era un canale prezioso di informazioni intorno alle meraviglie del Signore, ma perché ciò avvenisse era necessario che Dio stesso lo istruisse. Ecco perché qua dice: O Dio, tu mi hai istruito. Non possiamo annunciare o predicare il Vangelo se si è privi dell'aiuto e del soccorso del Signore.
Inoltre Paolo, sempre ai Tessalonicesi, dice nel secondo capitolo queste parole: voi stessi, fratelli, sapete che la nostra venuta tra voi non è stata vana. Anzi, dopo aver prima sofferto e subito oltraggi, come sapete, a Filippi, trovammo il coraggio del nostro Dio per annunciarvi il Vangelo di Dio in mezzo a molte lotte. Questa è la testimonianza di Paolo a questi cristiani, i quali sapevano che l'Apostolo aveva dovuto affrontare tanti problemi, tanti rischi per annunciare a loro il Vangelo. Non è come in Italia, vero? L'Apostolo Paolo ha dovuto predicare il Vangelo in mezzo a tante persecuzioni, come i nostri fratelli e le nostre sorelle che abitano in nazioni dove c'è veramente una persecuzione molto molto feroce. Però ad un certo punto Paolo dichiara: trovammo il coraggio. Guardate, qui, trovammo il coraggio dove? Nel nostro Dio, cioè non in loro stessi, ma hanno trovato il coraggio nel Signore. Sì, ci vuole coraggio per annunciare il Vangelo del Signore, perché anche in Italia possiamo certamente sperimentare una sorta di persecuzione, perché si è derisi, oltraggiati, si viene emarginati a motivo della fede. Ma nello stesso tempo non possiamo tirarci indietro di fronte a un compito, vero, così grande, così nobile. Infatti, sempre nel versetto 9, dice Paolo: mi è testimone che faccio continuamente menzione di voi. Cioè il Signore è testimone, e chiamare Dio come testimone sappiamo che non è una cosa da poco. Significa che si è consapevoli, certi del proprio atteggiamento e del proprio comportamento. Egli si ricordava di tutti i cristiani che erano a Roma e Dio poteva confermare quello che l'Apostolo diceva. Interessante quello che noi leggiamo in Malachia, capitolo 3, versetto 5, dove a un certo punto il Signore dice: io mi accosterò a voi per giudicare e sarò un testimone. Anche in questo brano il Signore si presenta così, purtroppo un testimone contro. Pronto contro gli incantatori, gli adulteri, contro quelli che giurano il falso, contro quelli che derubano l'operaio del suo salario, che opprimono la vedova e l'orfano, che fanno torto allo straniero e non hanno timore di me, dice il Signore degli eserciti. Quindi Dio si presenta effettivamente come il perfetto testimone che conosce completamente i fatti. E purtroppo questi fatti erano tristi in quanto avevano a che fare con il peccato del popolo di Israele. Come abbiamo letto qui, guardate quanti peccati e peccatori c'erano: incantatori, adulteri, quelli che giurano il falso, quelli che derubano l'operaio del suo salario e via dicendo. Dio è testimone però anche della nostra vita. Quindi noi sappiamo come ci stiamo comportando davanti a Dio. E questo, la domanda che dobbiamo porci è: che cosa Dio può dire di noi? Nella lettera ai Filippesi, capitolo 1 e versetto 8, dice ancora Paolo: Dio mi è testimone come io vi ami tutti con affetto profondo in Cristo Gesù. Quindi vediamo qui una testimonianza ben diversa dal passo precedente. In questo caso non si parla solo di menzionare, ricordare questi fratelli in preghiera, ma l'Apostolo va ancora più in profondità. Dio era testimone dell'amore che Paolo nutriva nei confronti dei cristiani di Filippi e anche dei cristiani delle chiese che lui conosceva e anche che non conosceva. Questo è qualcosa di molto molto profondo, perché dire di amare i nostri fratelli, le nostre sorelle è bello, è edificante, però dobbiamo chiederci se quello che noi diciamo corrisponde anche ai fatti, cioè se noi dimostriamo di amare i nostri fratelli e le nostre sorelle in Cristo Gesù. Paolo addirittura diceva: vi amo con affetto profondo, dice qui, con affetto profondo in Cristo Gesù. E Dio poteva testimoniare che questo era assolutamente vero. Versetto 10 dice Paolo: chiedendo sempre nelle mie preghiere che in qualche modo, finalmente, per volontà di Dio, io riesca a venire da voi. Paolo sapeva, vero, chiedere al Signore determinate cose e sapeva che la preghiera era molto importante nella sua vita. Ma naturalmente bisogna innanzitutto stabilire un rapporto di stretto contatto, vero, con il Signore. Nei Vangeli troviamo diverse indicazioni date dal Signore Gesù, ad esempio in Luca capitolo 11 e versetto 9.
dove il Signore dice: Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato, cercate senza stancarvi e troverete, bussate ripetutamente e vi sarà aperto. In questo brano Gesù sottolinea una caratteristica importantissima che è la perseveranza. Non è sufficiente chiedere una volta e basta, ma anche insistere se necessario, fino ad arrivare alla consapevolezza che quello che noi chiediamo è veramente secondo la volontà di Dio. Dobbiamo cercare senza stancarci, dice Gesù. E troveremo, bussare ripetutamente e ci sarà aperto. È qualcosa di molto molto importante. Come è scritto nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 9 e versetto 31, abbiamo lo stesso principio qua. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. È un brano molto importante questo perché ci mostra che per essere esauditi dal Signore dobbiamo fare la sua volontà, cioè ubbidire a Lui, alla sua parola. Il peccatore impenitente non è esaudito dal Signore, in quanto semmai invocasse il Signore lo farebbe solo per soddisfare i suoi scopi. E questo vale anche per noi. Noi potremmo anche chiedere una cosa legittima, ma se noi non facciamo la volontà di Dio, se non ubbidiamo a Lui, non possiamo aspettarci il suo esaudimento. Quindi se accade nella nostra vita che non veniamo esauditi, le opzioni sono due. O quello che noi stiamo chiedendo non è secondo la volontà di Dio, oppure siamo lontani da Lui. Quindi noi dobbiamo farci questa domanda. Nella sua prima lettera, l'Apostolo Giovanni dice in 1 Giovanni 5,14, molto bello questo brano, questa è la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la sua volontà, ecco la condizione, egli ci esaudisce. Quindi tutto confluisce sulla volontà del Signore. Se noi chiediamo, preghiamo Dio secondo la sua volontà, possiamo star certi che egli ci esaudisce. E non possiamo e non dobbiamo dubitare di questo. Come dice Giovanni, questa è proprio la nostra fiducia. E come abbiamo letto, il desiderio di Paolo qual era? Era quello di, cos'è che dice qua? Io riesca a venire da voi. Quindi lui voleva trovare, visitare questi cristiani, questi credenti. E in Romani 15,24 viene ribadito lo stesso concetto, quando dice: Quando andrò in Spagna, spero passando di vedervi e di essere aiutato da voi a raggiungere quella regione, dopo aver goduto almeno un po' della vostra compagnia. Paolo sappiamo che era molto impegnato, un missionario davvero occupato per il Signore, e egli mette davanti ai cristiani di Roma proprio un suo progetto, andare in Spagna, passando per Roma per godere della compagnia di questi cristiani. Ed è molto bello questo desiderio perché sempre di più oggigiorno si sente sempre meno il piacere di stare con i credenti e dobbiamo dire che questo è purtroppo un segno degli ultimi tempi, ma non dobbiamo però giustificarci in questo modo. Quindi la domanda che dobbiamo porci è se in noi vi è il vivo desiderio di stare con i nostri fratelli, con le nostre sorelle, non soltanto nelle riunioni programmate, ma anche fuori, durante la settimana, sentire veramente questo desiderio. Anche Corinzi, Paolo evidenzia lo stesso principio in 1 Corinzi 16,7, quando afferma: Perché questa volta non voglio vedervi di passaggio, anzi spero di fermarmi qualche tempo da voi, se il Signore lo permette. Vedete sempre la condizione. Egli non si voleva accontentare di una visita sporadica, veloce, tante volte noi ci accontentiamo, no, di una visita a scappo e fuggi. Ma desiderava fermarsi più tempo anche per la situazione in cui versava la Chiesa di Corinto, che è una situazione spirituale molto delicata. Ma sempre Paolo si sottomette al Signore perché dice: Se il Signore lo permette. Quindi è giusto pianificare, è giusto progettare, ma l'ultima parola spetta sempre e unicamente al Signore. Versetto 11, guardate cosa dice Paolo qui: Infatti desidero vivamente vedervi. Molto bello questo, eh? Desidero vivamente vedervi. Quindi ancora una volta Paolo evidenzia questo suo particolare desiderio che era quello di visitare i cristiani di Roma. Era per lui un desiderio molto molto forte. Allora noi dobbiamo chiederci cosa noi desideriamo nel nostro cuore. Guardate che cosa dice il salmista nel Salmo 119, versetto 40. Ecco, io desidero i tuoi precetti, ravvivami nella tua
giustizia. E queste parole mettono in luce quelli che devono essere gli obiettivi della nostra vita. Possiamo altresì dire, certo, che tutto è strettamente collegato. Infatti, desiderare di mettere in pratica la parola di Dio significa sperimentare l'amore di Dio in noi e perciò amarci reciprocamente. Non a caso l'obiettivo di Paolo era proprio quello di adempiere, quello di ottemperare a quelli che sono gli ordini divini. Ma non soltanto Paolo desiderava visitare i credenti di Roma, perché troviamo spesso questo desiderio anche appunto in altre epistole, come abbiamo notato. Ad esempio, a livello personale, a Timoteo dice: "Ripenso alle tue lacrime", qua, adesso lo tiro un attimino su, "ripenso alle tue lacrime e desidero intensamente vederti per essere riempito di gioia". Addirittura qui Paolo parla di un desiderio intenso, rivolto proprio al suo figlio nella fede Timoteo. Pur essendo Paolo nella prova, nella ristretta, come sappiamo perché era in carcere, e la seconda epistola a Timoteo è la sua ultima lettera che scrive, egli ripensava alle sofferenze, al pianto di Timoteo, senza però pensare alle sue di sofferenze. Questa è una lezione molto importante che noi dobbiamo veramente imparare da capo. Troppe volte siamo concentrati sui nostri problemi, e ci si disinteressa delle sofferenze degli altri. Quindi dobbiamo veramente essere equilibrati nel nostro modo di fare. Ora, perché Paolo voleva vedere i cristiani di Roma? Per comunicare, dice qui, qualche dono, per comunicarvi qualche dono. La parola carisma deriva, come sappiamo, da charis, dono, qui abbiamo in greco carisma, che vuol dire proprio dono di grazia. E possiamo certamente dire che qualsiasi dono ci proviene dalla grazia di Dio, qualunque dono, sia spirituale sia materiale. Ma in questo caso viene introdotto l'argomento proprio dei doni o carismi spirituali, tematica che è molto ampia nel Nuovo Testamento. Infatti, sempre nelle lettere romane, ad esempio, al capitolo 12 e versetti 5 e 6, dice, adesso lo tiro su. Così noi che siamo molti siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro, avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo dono di profezia profetizziamo conformemente alla fede. E poi il testo va avanti. La meraviglia della Chiesa come corpo di Cristo è dovuta al fatto che possono essere espletati diversi carismi, differenti ma tutti ugualmente importanti. Ecco perché Paolo specifica molto bene che il corpo di Cristo, la Chiesa, è costituita da molte membra diverse, esattamente come lo è il corpo umano, che è caratterizzato da tanti organi diversi, ma che sono tutti assolutamente importanti e indispensabili. La simbiosi di questi organi, l'armonia con cui lavorano, costituisce la meraviglia del corpo umano. E così deve essere della Chiesa, visto che è il corpo di Cristo. Nel momento in cui i cristiani cooperano con l'aiuto dello Spirito per l'edificazione della Chiesa, allora vi è armonia e vi è simbiosi. Per espletare questo servizio sappiamo che vi sono appunto questi carismi spirituali. Paolo a Timoteo rivolge una raccomandazione molto importante, sposto qua, prima Timoteo 4, versetto 14, dove dice: "Non trascurare il dono che è in te, che ti fu dato mediante la parola profetica, insieme all'imposizione delle mani, dal collegio degli anziani. Occupati di queste cose e dedicati interamente ad esse, perché il tuo progresso sia manifesto a tutti". Quindi non dobbiamo trascurare il dono che è in noi, ci dice Paolo, quel carisma che il Signore ci ha conferito. Per Timoteo sappiamo che vi fu un'esperienza molto particolare, in quanto il suo carisma venne addirittura annunciato profeticamente con l'imposizione delle mani degli anziani come segno di approvazione. Sappiamo che questa pratica non ha nulla di magico, ma semplicemente evidenzia piena comunione e condivisione. Tutta la comunità era d'accordo intorno al dono che Timoteo aveva ricevuto e così deve essere assolutamente oggi. Molti cristiani infatti pretendono di servire il Signore a loro modo, oppure espletando un dono che magari Dio non ha dato, e questo è molto grave. Perché noi dobbiamo servire il Signore a seconda del dono che Lui ci ha dato. Quindi è necessario che vi sia anche la comunione con la Chiesa, quindi che la Chiesa approvi questo carisma, questo, che ci sia un riconoscimento.
E naturalmente il tutto deve essere accompagnato dalla pratica, ecco perché Paolo dice: occupati di queste cose qua e dedicati interamente ad esse, perché il tuo progresso sia manifesto a tutti. Inoltre, l'Apostolo Pietro, nella sua prima epistola, dice: come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. E questo significa che siamo chiamati veramente a servire il Signore secondo il carisma che Dio ci ha donato. Ed è proprio il dono che il Signore ci ha conferito che ci aiuta anche a capire in che modo noi possiamo servirlo. Come figli di Dio siamo anche amministratori della svariata grazia di Dio. E questa è una responsabilità che tutti noi abbiamo come figli di Dio. Andiamo verso la conclusione con gli ultimi due brani. Intanto, qui nel versetto 11 dice Paolo: affinché siate fortificati. Altro aspetto molto importante. Paolo non aveva certamente la capacità di conferire o di donare dei doni spirituali, perché questo è compito dello Spirito Santo, ma lo scopo della sua visita era quello di incoraggiare questi credenti per l'espletamento del loro servizio, quindi perché fossero incoraggiati. Nel testo greco abbiamo il termine metadidomi, che in diatesi attiva significa partecipare o rendere partecipi. E Paolo desiderava che appunto questi cristiani partecipassero attivamente al servizio per il Signore al fine di essere fortificati. Quindi in Efesini 3,14 fino al versetto 16 è scritto: per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore. Quindi, come possiamo notare, la richiesta di preghiera di Paolo era che i cristiani di Efeso fossero anche loro potentemente fortificati mediante lo Spirito Santo. Ed è possibile essere fortificati proprio grazie alle ricchezze della gloria di Dio. Perciò si parla non di una forza umana, ma della potenza sovrannaturale del Signore. Per l'Apostolo era talmente importante questo soggetto che egli piega le sue ginocchia dinanzi al Padre per chiedere il suo intervento. Dice: per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, e lo faceva letteralmente, non simbolicamente. Molte volte si fallisce proprio perché si è privi della potenza del Signore, e questo purtroppo è dovuto alla nostra mancanza di fede. Ma Paolo dichiara, ultimo brano, nell'epistola ai Colossesi, ecco qui se il mouse si muove, Colossesi 1, versetti 9 a 11: perciò anche noi, dal giorno che abbiamo saputo questo, non cessiamo di pregare per voi e di domandare che siate ricolmi della profonda conoscenza della volontà di Dio, con ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati in ogni cosa dalla sua gloriosa potenza, per essere sempre pazienti e perseveranti. Ancora Paolo evidenzia il fatto che egli del continuo pregava il Signore per il bene della fratellanza. E in questo caso il soggetto sono i cristiani di Colosse, affinché essi possano essere ricolmi della conoscenza di Dio e di conseguenza camminare nel modo che piace al Signore. Ma camminare come piace al Signore significa anche portare frutto, dice qui, per portare frutto in ogni opera buona ed essere in questo modo fortificati dalla sua potenza. Noi non possiamo fortificarci da soli, tante volte cerchiamo di fortificarci da noi, autoincoraggiarci, ma così non è. Noi siamo chiamati invece a ricercare la forza e la potenza del Signore. In questo modo noi potremo essere veramente pazienti e perseveranti. Molto bene, siamo arrivati alla fine di questo quarto videocorso. Nel quinto videocorso vedremo un po' più di versetti proprio per allinearci al sesto videocorso, perché il sesto videocorso corrisponde all'inizio del versetto 18. Quindi cercheremo di vedere questi versetti, i versetti 16 e 17 nel prossimo videocorso. Nel frattempo vi saluto, vi abbraccio nel Signore, che il Signore vi possa benedire grandemente e che veramente la parola di Dio possa
rimanere scolpita veramente nel nostro cuore e nella nostra mente. Che Dio vi benedica.